Questo è un topic, così chiamato nei forum, o un post per chi altri, praticamente un argomento che posso aprire solo io, cioè solo l'amministratore in questo forum può cambiare la destinazione delle discussioni. Tutti gli altri potranno però partecipare e utilizzare tutti questi tasti che vedete sotto. C'è che vuol dire che qualcuno non riuscirà a farlo funzionare perché tocca all'amministratore, ma in teoria ognuno di noi può fare una risposta veloce a questo post, cioè se io non volessi rispondere faccio una risposta veloce e aggiungo qualunque frase tipo parteciperò, scrivere, poi fare invia. Il mio parteciperò, che molti non trovano mai dove finiscono i post, così viene chiesto, va a finire all'ultimo posto, cioè praticamente sarà l'ultimo di tutta la fila dei post scritti. Ma posso fare anche un rispondi, cioè una risposta più complessa, un altro tasto per dire sempre al parteciperò, posso scrivere quello che voglio in quel contesto, tipo appena torno dalle vacanze ci sono, e qui possiamo anche aggiungere degli smile che non vedrete, semplicemente comparirà soltanto il simbolo. Dopodiché sempre c'è la barra laterale che si sposta, possiamo far scorrere la pagina, posso fare invia e il mio topic, il mio scritto, chiamiamolo così, di risposta andrà ad aggiungersi per ultimo alla situazione. Ma non basta, perché possiamo farci di tutto, siamo comunque coloro che guidiamo quello che scriviamo, ne restiamo i proprietari. Possiamo anche modificare, cioè no, ma non mi piace quello che ho scritto, possiamo anche tranquillamente dire appena torno dalle vacanze ci sono, cioè vabbè, però non mi piaceva, e quindi se ti sei sbagliato cancelli e scrivi domani arrivo. E faccio sempre invia. E finisce che parteciperò, domani arrivo, ma è scomparso l'altro post, quindi lo abbiamo cancellato, abbiamo cambiato il contenuto. Quindi con il modifica cambiamo quello che abbiamo già fatto e, soprattutto dimenticavo, il modifica ci fa vedere sotto il messaggio originale per poter anche sapere cosa vogliamo modificare. Se non poi non abbiamo aperto per sbaglio, basta sempre fare invia e ritorna tutto a posto. Il tasto elimina invece ci dice che possiamo cancellarlo e ci chiede sei sicuro, quindi lo puoi ripristinare, oppure no, no, grazie, non lo voglio, e lo cancella per sempre. Scompare completamente, svanisce. Questo posso farlo io perché sono un amministratore. Normalmente resta il titolo di chi ha messo il messaggio, non il contenuto, ma resta il nome di chi ha messo il messaggio, ma non succede niente. Qui, a parte non poter scrivere personalmente e aprire una discussione, tutto il resto fa parte del stiamo insieme. Poi abbiamo quindi una risposta veloce e si apre una barra, si scrive e si invia. Il rispondi
è per inserire foto, per fare un discorso molto più lungo, possiamo farlo veramente con allegati e quant'altro. Vediamo di vedere. Il cita, rispondo a una frase di qualcun altro, riporta anche le foto, quindi è bene evitarlo quando magari ci sono 10 foto di 10 cita e si moltiplica per le pagine. Dopodiché il modifica ci permette di rientrare dove noi abbiamo scritto e pensiamo che non era giusto e sufficiente, quindi ripeto, ci fa vedere sia il messaggio originale che non l'altro. Poi il moderate di solito si segnala che un post non piace, si può fare, arriva a me e non c'è problema. L'elimina, cancelliamo il post. Io posso cancellarlo totalmente. Normalmente l'utente può cancellare il contenuto ma non il fatto che abbia scritto. Poi abbiamo altre soluzioni, compreso il rimuovi sottoscrizione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in cima ad ogni topic noi abbiamo la possibilità di replicarlo, di però sottoscriverlo, cioè ora lo vedremo in seguito con più calma e sarà comprensibile per tutti, ma vuol dire che se io sottoscrivo, cioè clicco qui, alla mail con cui sono iscritta arriveranno i messaggi di questo gruppo via mail, via posta. Favorito me lo mette nel mio profilo personale, posso eliminare il topic, posso moderarlo, posso evidenziarlo, riguarda l'amministratore che lo apre perché lo mette in primo piano, lo blocca nel senso quando non voglio io come amministratore che venga, e ora facciamo una prova, scritto sotto, perché questa è la proprietà di questo forum. Posso impedire in un discorso che qualcuno intervenga e allora si chiama bloccato, nel senso che compare accanto al topic, ci arriviamo, non l'ha fatto, un attimo soltanto, perché tra toccare tutti i tasti alla fine il sistema si innervosisce molto. Praticamente diventa solo di lettura, non ci si può scrivere sotto al momento che è stato bloccato. Detto questo, i tasti che riguardano l'utente è il sottoscrivi, cioè io sottoscrivo questo argomento perché mi piace, voglio ricevere notizie nella mia posta. Possiamo scrivere, mettere foto, e quello è un pochino più tranquillo, e quindi e video chiaramente, perché non li metto solo io ma anche le altre persone. Quindi ora vediamo anche come inserire foto.